Abbiamo riaperto il ponte, purtroppo la vecchia ditta non aveva ancora ordinato gli ultimi quattro pezzi a chiusura dei marciapiedi, per cui ci sono le strisce gialle, come possiamo vedere, perché ancora di fatto mancano delle piccole lavorazioni, quindi lo completeremo il prima possibile. L'obiettivo fondamentale è che siamo riusciti ad aprirlo dopo che venerdì scorso, a seguito del collaudo, siamo di nuovo entrati come comune in possesso di quest'opera. Riaperto al traffico veicolare il ponte Catolfi nel comune di Laterina Pergine Valdarno, una delle opere più attese e complesse degli ultimi anni. Tanti i dibattiti in consiglio comunale, le interrogazioni in regione toscana, addirittura l'arrivo di Striscia la notizia, ma dalle 8 di questa mattina il ponte è utilizzabile, non ancora però ai pedoni. Sì, mancano i quattro pezzi di raccordo che chiudono i marciapiedi, quindi di fatto abbiamo aperto il ponte soltanto al traffico veicolare e ci riserviamo quindi di aprire e di fare anche una piccola inaugurazione per la cittadinanza nel momento in cui avremo chiuso appunto anche questa parte di barriere e avremo installato i lampioni. Come vedete ci sono già i pali montati. L'opera era particolarmente attesa dalla popolazione valdarnese perché collega l'abitato di Laterina con la regionale 69 a Ponticino, dove è frequente il traffico pesante. È stata veramente un'opera molto complessa, molto difficile, ci sono state dei problemi oggettivi come l'irreperibilità dei materiali, l'aumento dei costi, c'è stata la pandemia, ma lasciatemelo dire, fondamentalmente c'è stata una grande disorganizzazione della ditta che è qui in cantiere fin dall'inizio, è stata l'unica ditta che ha accettato di portare a compimento quest'opera. I lavori hanno consentito anche di migliorare la sicurezza idraulica dell'Arno e delle dighe di Levane e La Penna, perché il nuovo ponte, con una sola campata, ha eliminato le pile dall'alveo del fiume. In passato il ponte, quando la portata dell'Arno superava i 600 metri cubi al secondo, doveva essere chiuso. Adesso non sarà più necessario. Le vicissitudini di quest'opera pubblica raccontano di come in Italia sia difficile, insomma, portare avanti i cantieri, le opere pubbliche. Sì, una riflessione infatti va fatta anche su questo, sul codice degli appalti, che sicuramente ci protegge a 360 gradi dalla corruzione, dalle infiltrazioni mafiose, però ci sono dei procedimenti talmente macchinosi che in questo caso per esempio non ci hanno consentito di poter contrarre alcuni tempi, perché proprio i procedimenti burocratici che si sarebbero instaurati li avrebbero addirittura allungati, quindi siamo rimasti di fatto anche noi ostaggio di questa situazione per tutto questo tempo.